Lelio Fanelli, presidente della delegazione Trecarrare Battisti di Confcommercio Taranto. I numerosi appelli, le numerose denunce dei commercianti non hanno trovato risposta da parte dell'amministrazione comunale, anzi non solo non ci sono state risposte, ma i problemi non sono stati neanche presi in considerazione. Un problema su tutti, quello della viabilità. Problema su tutti, quello della viabilità sicuramente, perché ritorniamo a dire per l'ennesima volta purtroppo, ma dobbiamo farlo perché qui c'è una mancanza totale da parte dell'amministrazione comunale di quello che è stato il piano urbano della mobilità. Stanziati 200.000 euro per questo piano che nessuno a quanto pare ha mai preso in considerazione e continuiamo a dirlo a gran forza oggi più che mai perché siamo tartassati in tutti i modi possibili, c'è una mancanza totale di collaborazione dall'altra parte, tavoli di confronto che partono dopo la seconda, terza volta che ci incontriamo si dissolvono, assessori che cambiano ancora una volta come abbiamo già detto alla velocità della luce e quindi continuiamo per l'ennesima volta a parlare sempre purtroppo delle stesse cose. Lamentiamo oggi, ma oggi è soltanto un inizio di quella che potrà essere una protesta che andrà ancora oltre, perché veramente siamo esasperati per questo. Abbiamo Cimino pronto da un anno e mezzo, ma che cosa si aspetta a far partire questo benedetto parcheggio di aria di interscambio, che sarebbe stato sicuramente una valvola di sfogo per quello che è il problema del traffico in città. Non tocchiamo proprio il discorso dei cordoli perché è da scellerati, è veramente da incoscienti, sono 5 mesi che su Cesare Battisti si registra il 40% in meno di quelli che sono già quel minimo di incassi che riusciamo a fare. E oggi cosa facciamo? Miseria su miseria si aggiunge. Ma oggi è veramente diabolica come cosa. Cosa facciamo? Invece di prendere atto della situazione li installiamo anche in altre zone, anche in via Liguria, cioè le aree maggiormente a vocazione commerciale le andiamo a distruggere in questo modo. Ma cosa aspettiamo? Piazza Icco che è partita dopo 10 anni che l'avevamo chiesta finalmente come l'hanno realizzata. Delle proposte che sono state inattese. Sindaco, vice sindaco, comandante dei vigili, assessorato attività produttive, tutti convocati e con raccomandate con PEC per poter risolvere il problema, ma ancora tutto tace. Vogliamo parlare dell'UPIM, di cosa vogliono farne, vogliamo parlare di baraccamenti cattolica, di arena artiglieria, tutte iniziative che sicuramente avrebbero potuto creare le condizioni per migliorare il problema della viabilità. Invece partiamo al contrario, partiamo da una tassazione, partiamo da un problema, quello che lo stiamo vivendo adesso con un traffico mostruoso sulla via, invece di fare una programmazione attenta.